Carissimi amici di Realtin TV, oggi un graditissimo ritorno. Abbiamo Luigi Falco. Buongiorno Luigi, benvenuto. Salve a tutti, grazie dell'invito. Ecco, un piacere ritrovarti. Stiamo parlando sempre di scuola e presentiamo questo libro, Viva la scuola, conoscere per imparare. Ecco, l'ho pronunciato così perché ho visto che c'è proprio una K nella scritta scuola e quindi, ecco, Scatole Parlanti Editore, passo subito la linea alla nostra splendida Giusy, come sempre. Buongiorno Giusy. Grazie direttore, sempre gentilissimo, buongiorno a lei, benvenuto Luigi, bentornato, sempre un piacere. Voglio aggiungere per i nostri amici a casa che magari non hanno seguito l'intervista precedente che Luigi è un geologo, è un insegnante specializzato in sostegno, è anche uno scrittore, ha già scritto diversi libri ed era già stato appunto nostro ospite per presentare l'alfabeto della diversità. Oggi però ci presenta un nuovo libro perché è sempre praticamente, non sta mai fermo, e quindi arriva subito il nuovo libro che faccio vedere, eccolo qui, Viva la scuola, come giustamente diceva il direttore con la K, adesso magari ne parleremo, Conoscere per imparare, Scatole Parlanti Editore, collana Forme. Allora Luigi, è sempre un piacere leggerti, questo è diciamo un saggio sull'importanza della scuola, ma anche, fammi dire, soprattutto sull'importanza della conoscenza, del ampliare ed allargare gli orizzonti, che non è diciamo solo una cosa che dovrebbero fare gli alunni, ma i docenti, i genitori, tutti noi. Non si smette mai di imparare, del resto questo lo sappiamo. Nasce un po' da una domanda, mettiamola così, a cosa serve effettivamente questa scuola? Una domanda che si può racchiudere in miliardi di risposte e significati, non è molto semplice proprio dare una risposta unica, però ecco, chiedo subito a te, giusto per renderti la vita facile, ecco, a cosa serve Luigi questa scuola? Hai ragione, una domanda non facile che mi ero posto anch'io, ma tanti anni fa quando ero tra i banchi, e quindi perché insomma la domanda che poni non è un quesito, ma che si pongono solo i ragazzi che non vanno bene a scuola, no? Anche quelli bravi che hanno magari, ma che, cioè, insomma, che studiano, o tutte le persone che hanno a che fare con la scuola direttamente o indirettamente, si sono sempre posti il dubbio, no? A cosa serve la scuola? Ecco, il libro vuole dare non una risposta, una serie di approfondimenti che io ho provato e ogni giorno provo, tra i banchi anche, ad affrontare, perché ho la convinzione che la scuola, quella ma con la K, poi, no? Come accennava prima il direttore, non è solo la scuola come istituzione, come noi la vediamo e immaginiamo, ma è la scuola intesa come luogo di saperi, come luogo degli apprendimenti, quindi va oltre l'istituzione in sé. Quindi, un po' come dicevi anche te, riguarda l'intera conoscenza. Cioè, nel 2023 ha ancora senso parlare di approfondire aspetti? Abbiamo una rete, no? Che ci consente in tempo reale di avere tutto subito. Ecco, io ho provato invece attraverso questo saggio a fare un percorso, proprio iniziando dalla domanda che mi hai posto te: a cosa serve? Non è che non voglio risponderti alla domanda in sé, però è attraverso questo saggio che si arriva poi a una risposta, no? Che non è una risposta univoca, è la risposta che ho provato io a scavare, no? Tra i tanti due dubbi ai quali accennavo prima, insomma, ecco. Assolutamente, era infatti provocatoria, Luigi, era proprio una domanda provocatoria, perché non racchiude un'unica risposta e tu qui lo affronti. Ecco, ti chiedo, la scuola non è solo l'istituzione in sé, ma appunto abbraccia poi tante sfaccettature nella società. Ha perso la sua centralità o è ancora comunque una maestra di vita, è ancora fondamentale?
Io credo, l'esperienza che ho mi conferma il fatto che nonostante i tentativi di smaterializzarla da un lato e di renderla virtuale con tanti anche altri tipi di ricorsi e attività, io credo che è ancora oggi un riferimento importantissimo, non solo per i ragazzi, ma per l'intera società. Cioè, c'è una crisi di valori, no, che è diffusa e forse l'ultima frontiera ancora in piedi è proprio la scuola. Ecco, una scuola che si è trasformata, non è più la scuola dei miei anni, no? Di quello che ho raccontato all'inizio, quando anch'io avevo questa voglia matta di bruciare i libri, perché ormai ma non ne potevo più. È una scuola che è più addentrata ai problemi della società, più attenta, più inclusiva. Quindi io credo che oggi è più importante di ieri la scuola, perché rappresenta in effetti forse, ripeto, l'ultimo baluardo prima della fine, a mio avviso. Ecco, Siamo positivi proprio, sì. abbiamo una visione positiva, ma noi, penso posso anche parlare a nome del direttore, siamo perfettamente d'accordo con te, cioè ci associamo a questo pensiero così, di questa fase tremendamente decadente, se così vogliamo dire. Diciamo che la nostra società sembra non avere particolarmente a cuore la cultura, la conoscenza, ecco, diciamo che si sta un po' perdendo proprio questo obiettivo, questo mi permetto di dirlo, ma credo che siamo tutti d'accordo. Ecco, è normale anche, lo dicevamo sorridendo, che da studenti un po' tutti siamo stati a volte stanchi, abbiamo aspettato la fine della scuola, volevamo essere liberi, no? Nel senso, spesso quello che studiamo, i programmi, va un po', diciamo così, non proprio a braccetto con tante altre attività che si fanno durante anche la giovinezza, questo è normale, però insomma poi siamo diventati adulti o anche già da studenti e abbiamo capito però l'importanza. Ecco, ti chiedo Luigi invece il ruolo degli adulti in questo caso, cioè gli adulti hanno ancora la capacità di riconoscere e di affidarsi alla scuola, agli insegnanti? Riescono un po' a trasmettere questo ai loro figli? Non sempre questo accade, anzi, fortuna vuole che a dispetto di quello che noi immaginiamo o sospettiamo, spesso sono i ragazzi a trasmettere degli stimoli a casa, ecco. Ovvero, ora è difficile insomma, generalizzare, no? In questo, però i ragazzi di oggi sono molto più attenti sotto alcuni punti di vista, no? E quindi sono di stimolo forse a casa, anche se noi insegnanti ci aspettiamo una maggiore compartecipazione della famiglia, il fatto che si dice che la famiglia è in crisi e quindi automaticamente l'educazione lo è anche sui ragazzi che abbiamo, però abbiamo una generazione molto attiva e credo stimolante anche sotto molti punti di vista, perché se è vero che fa notizia un albero che, insomma, che cade, fa meno notizia una foresta che cresce, no? Quindi le tante notizie che si diffondono di una scuola ma che funziona male, di ragazzi bulli, non che non esistono, però a mio avviso rappresentano ancora un qualcosa che pur sempre più diffuso sono, come dire, marginali rispetto a quello che in effetti i ragazzi veri, quelli sani, quelli che hanno voglia di costruirsi un futuro, provano a fare. Quindi, non, insomma, noi dovremmo, io lo dico sempre scherzando con i miei studenti, avere un TG delle buone notizie, ovvero non raccontarci sempre ciò che accade di brutto e di negativo, no? E quindi mettere in risalto come a volte la normalità del quotidiano sia quello che poi vada a contare, insomma, ecco. Certo, no, no, su questo sono d'accordo. Dica, direttore. Ecco, volevo chiedere questa cosa. Partiamo dal presupposto che ovviamente da grandi, cioè tutti iniziano da studenti, poi da grandi la crescita,
fa rendere conto e ti fa venire dei rimpianti sicuramente, chi più chi meno, su quello che è stato la parte scolastica. Noi dice, cavolo, se le cose che non consideravo oggi, se fossi a scuola oggi avrei un altro, e questo, eccetera, eccetera. E questo abbiamo capito che tu hai detto che non tutti queste cose le recepiscono. Ma c'è quest'altra cosa, appunto, parlavi appunto di bulli, di queste cose. Ma i genitori non si rendono conto a casa se hanno dei figli bulli? Punto di domanda. Risposta non facile. Io credo che c'è il disinteresse a volte, no? Cioè quest'idea che ormai i ragazzi sono già adulti, anche se adolescenti, quindi in qualche modo fanno da sé, no? E quindi non sempre i genitori sanno. Ti faccio un esempio, ecco. La percezione che noi abbiamo a scuola è differente, ma da quella che poi c'è fuori, no? E a casa c'è un effetto che accenno anche nel libro, che è l'effetto Pigmalione. Cioè, praticamente è un effetto di natura psicologica in base al quale noi ci adattiamo alle aspettative degli altri. Che vuol dire questo? Che quando a volte viene una famiglia a scuola e noi raccontiamo gli atteggiamenti, ma che vengono fuori, non ci credono, cioè dicono: non è possibile, a casa non ha mai avuto un atteggiamento di questo tipo. Quindi è come se l'adattamento alla situazione ti facesse anche trasformare, no? Cioè, non sempre il bullettino è figlio di una famiglia trasandata, abbandonata, e magari è un ragazzo che nella sua normalità magari è tranquillo, si comporta bene, poi nel contesto scuola, nel contesto extra cambia e insomma, le famiglie a volte non se ne accorgono perché nel loro ambito quel ragazzo sembra un bravo ragazzo, cioè non so se mi No, sono, certo, se poi c'è sono stato chiaro. sicuramente una, diciamo, delle casistiche, ecco, perché ci sono tante situazioni. Io, per esempio, posso dirti che sono figlia di insegnante, mi sembra che l'avevo già detto nella precedente Sì. intervista. Ora, non voglio fare il nome della scuola, perché tra l'altro è una scuola molto nota di Milano, anche prestigiosa a livello nazionale. Ecco, vi dico che loro, per consegnare le pagelle, sistematicamente, da regola, chiamano le forze dell'ordine. Sia per la reazione degli alunni eventuale, sia principalmente per le reazioni dei genitori. Ora dico, una scuola che arriva ad una prassi, perché questa ormai è una regola, consegna pagelle implica chiamare le forze dell'ordine, perché sono successe delle cose, chiaramente, altrimenti non avveniva questa cosa. Sono successe ripetutamente delle situazioni sgradevoli e quindi adesso è una prassi. Ecco, credo che sia veramente una cosa molto triste, che però ci fa capire spesso, al di là del bullismo dei ragazzi, anche di quello dei genitori, Sì, la perché ecco, condivido, eh. arrivare a chiamare le forze dell'ordine per tutelare i docenti che esprimono il loro voto è veramente, insomma, una cosa pazzesca. Quindi purtroppo, come dici tu, sono d'accordo sull'albero e sulla foresta, però ci sono anche No, purtroppo purtroppo questi sì. estremismi nella nostra scuola di oggi. Speriamo di migliorare. Torniamo a Viva la scuola invece. Ci sono anche delle studentesse ideali. Raccontiamo Sì. qualcosa, dai. Sì, perché poi la fantasia via viaggia, no? E quindi sono studentesse che uso anch'io poi nel normale trascorrere del mio quotidiano a scuola quando ho intenzione di affrontare alcuni argomenti. Ma sono studentesse ideali, e una è Sofia, che rappresenta in qualche modo la sapienza, no? La persona che vuole imparare, ma quello che insomma, quello che ascolta. L'altra è Imma, che è l'immaginazione, in qualche modo, e quindi, e poi c'è Gaia, che rappresenta la curiosità, alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo. Ora, queste tre studentesse le identifico in un certo senso con le nostre tre anime. Cioè, ognuno di noi, no, in qualche modo,
si identifica, lo fa inconsapevolmente in alcuni momenti della vita o magari della giornata stessa, in una delle tre. Magari c'è la curiosità, ma c'è la voglia di imparare, c'è anche la voglia di fantasticare. Ecco, queste tre studentesse ci accompagnano con dei quesiti che ci pongono in questo libro, magari ad approfondire alcuni aspetti, e lo fanno con simpatia, provano magari, ecco, da adolescenti a porsi ma quesiti che forse noi ad ultima ci poniamo meno. E quindi ho utilizzato questo... Scusami Luigi, ci sono tanti quesiti interessanti, perché questa è una lettura che ti porta anche a riflettere molto e non lo so, anche su come studiare in modo efficace, sui programmi, il famoso dibattito scienza-umanesimo, quindi ci sono tante tematiche che in un libro che poi è secondo me un target che può interessare a tanti, però da ex studente forse ancora di più, ti dico, perché ritorni a riflettere su delle cose che magari in quel momento non hai, come dire, approfondito, non ci hai fatto caso, quindi mi ha fatto molto molto piacere leggere questo saggio, ripeto ancora una volta, perché ti leggo sempre con piacere. Sì, è vero, poi, ma come diceva Maurizio, quando si cresce poi, no? Ci guardiamo indietro, e anch'io, per dire, devo ad alcuni prof la mia vita attuale, gli interessi che ho, ma dei prof, ma in quel momento, insomma, il piacere che provo a distanza di anni sicuramente non lo provavo tra i banchi, ecco. Quindi condivido quello che tu hai detto, ma ti dirò anche questo, che ho l'abitudine io, poiché ho la convinzione che qualsiasi disciplina si vada ad insegnare, che sia scientifica o umanistica, il primo aspetto da affrontare è quello motivazionale, no? Quindi io ho l'abitudine di chiedere agli studenti perché hanno scelto quella scuola e perché secondo loro in quella scuola bisogna studiare cose che in apparenza hanno poco senso. Perché io sto in un professionale, ad esempio, in un tecnico, e una delle domande che emerge nei primi giorni è: ma io mi ero iscritto qui perché mi piace fare quel tipo di attività. Perché ho da fare questo, questo e quello, no? Quindi io insegno scienze, ad esempio, ma che senso ha? Allora, prima di deviare la domanda, ho provato ad affrontarla e ho provato, ecco, in questo saggio a sistematizzare anche delle esperienze che ho fatto e ho provato a dare un certo ordine a questo, no? E quindi, ecco, credo possa essere utile non solo per gli studenti, ma anche per gli ex studenti, ma io dirò anche per le famiglie, forse, no? Che non sempre hanno la consapevolezza, ma di quello che i figli vanno a studiare. È il preludio, ma come ho scritto, che il preludio della conoscenza è la conoscenza stessa, no? Quindi, prima di affrontare qualsiasi tipo di conoscenza, è bene fermarsi a riflettere. Se questo saggio riesce a farci riflettere, ha ottenuto già un grande obiettivo. Assolutamente sì, io che l'ho letto posso confermare e posso assolutamente asserire che in me ha sviluppato tante riflessioni, quindi assolutamente lo consiglio. Mi è piaciuto anche leggere dell'importanza della lettura, Luigi, che tu scrivi di questo anche un po' ricordo, no? Solo chi sa leggere bene sa anche scrivere. Era sì, ma lo diceva uno dei miei prof, esatto. che diceva: se vuoi imparare a scrivere, a quell'epoca non un libro, ma si parlava di compiti in classe, di temi, dovete leggere. Quindi proponeva tantissimi testi che poi sono a noi creavano da studenti un sacco di difficoltà, però a distanza di anni io posso dire che leggere non è, come ho scritto, un verbo all'infinito, cioè ma che finisce lì, ma praticamente aleggia nei nostri pensieri tutta la fantasia, ma la creatività, sviluppa la memoria, cioè ma si potrebbe fare un libro solo sulla lettura. Ecco, infatti perché... veniva un'altra idea, magari, non si sa mai. Sì, infatti, ci sto già ragionando, ma insomma, per dirti, insomma.
Stiamo aspettando, poi non so se lo fa, ma perché no, però davvero l'importanza della lettura, poi noi qui nel nostro programma diamo ampio spazio ai libri, insomma io lo dico sempre, è fondamentale. Forse anche un problema è che attualmente la nostra società si legge pochissimo e questo credo che poi si veda in molte altre cose. Poi bellissimo il ricordo anche dei professori, Luigi, se io sono diventata giornalista lo devo assolutamente alla mia professoressa di media e anche del liceo, perché sono state per me fondamentali proprio per la mia formazione. Ero sicuramente magari portata a quel tipo di materie, però sono loro che mi hanno formato e forgiato proprio la struttura, quindi anche la gratitudine e il ricordo è immenso. Senti Luigi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, è stato come sempre un grandissimo piacere. Domanda di rito, ti chiedo se stai già pensando di scrivere qualche altra cosa o se un po' stai fermo, non lo so cosa fai. Ho già altro in cantiere, per cui non anticipo nulla, Figurarsi. per cui insomma forse ma ne riparleremo tra non molto, dai, Giussi, Ecco, va bene. vedi, mamma mia, ma noi siamo contenti, noi siamo contenti se tu sei sempre così in attività, perché ti aspettiamo, sei sempre invitato, però intanto vogliamo consigliare l'acquisto e la lettura di Viva la scuola, conoscere per imparare, scatole parlanti editore, collana forme, mi raccomando, regalate i libri a Natale, buoni libri, per Realty in TV Luigi Falco. Grazie Luigi, è stato un Io piacere. ringrazio voi e ringrazio chi è in ascolto. Ciao a tutti, Ciao, ciao ciao, ciao, ciao. ragazzi, ciao amici.